può ancora compatto dopo le prime battute di gara, dove dall'esterno è Burgos che ha all'interno Bono. Bono, Burgos, dall'esterno progredisce Amela che ha all'interno Ilorai. In quest'ordine Cavalli ad affrontare la prima piegata con Anela a prendere il comando. È passato intanto Bono, Anela che attacca all'esterno e risale in seconda posizione ad affiancare Burgos. Cavalli che stanno per affrontare la piegata gentilmente in retta per il secondo passaggio, dove Bono conduce nei confronti di Anela. Bono e Anela che si presentano in coppia all'interno con lo steccato Bono che al suo esterno Anela, terza posizione per Burgos, vicino a contatto Ilorai in quarta, in quinta e intanto Nulle con all'esterno la progressione di Esfoglato, con i cavalli che affrontano la retta opposta sempre a condurre Bono nei confronti di Anela. È facile la galoppata di Bono con Anela che inizia ad accompagnare, terza posizione per Burgos, dove progredisce anche Ilorai che cerca di recuperare i suoi due fuggitivi, ma Bono mantiene il comando con all'esterno l'attacco di Anela. Cavalli che affrontano il terzo passaggio, inizia il giro conclusivo dove rompe di bugi Anela, Anela che aumenta la battuta, dall'esterno progredisce Burgos con all'interno Bono. Piegata penultima piegata con Anela che mantiene il punto solo, attacca con Franco a metà della retta opposta, il passo facile, Burgos al comando nei confronti di Anela in seconda posizione, in terza anche la progressione di Ilorai, progredisce anche Nulle, cavallo che affronta la piegata conclusiva con Burgos che conduce con 4 di vantaggio, si presenta in retta al comando Burgos che allunga ancora Burgos, facile al comando tutto, Francesco Chiavieri di Burgos che si aggiudica questa edizione del taglio del Mocenaco, al secondo posto Anela e al terzo